E si parte. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti in questa nuova live dell'11 gennaio 2024. Benvenuti in questa live. Io sono Alessandro Restivo e sono un orologiaio. E la cosa può essere gradita. Quello che vedete in questa live sarà un controllo, smontaggio, rimontaggio. Vediamo poi quello che viene fuori. Ma tutto ciò che riguarda l'ambito degli orologi. Intanto saluto quelli che già ho visto che si sono collegati. Ciao Paolo Gnoffo, ciao Pietro Mazzola, Robby. E Paolo mi conferma che l'audio e il video vanno bene. Sono tranquillo, almeno da questo punto di vista possiamo iniziare. E allora, io ho diversa carne al fuoco qua, di orologi da sistemare, da controllare, da vedere insieme. Comunque, sto cercando di andare un pochettino a con cadenze di arrivo per quanto riguarda le riparazioni. Quindi siamo un pochettino ancora in ritardo perché siamo nel mese di dicembre. Sto riparando ancora a dicembre, ma purtroppo il lavoro è quello che è. E poi in molti casi ci sono anche problemi di ricambi. Oggi finalmente forse ho recuperato i ricambi per quanto riguarda il Seiko, quello che ancora ci ho smontato qua sopra. Vedo qua sopra, l'altro giorno avete visto, ho fatto nell'ultima live, ho fatto vedere un pochettino la confusione che ho qua sopra nel banchetto, ma è una confusione legata al lavoro quotidiano. E poi ci sono tanti orologi da rivedere che purtroppo per vari motivi rimangono ancora smontati o parzialmente smontati in attesa di fornitura. Va bene, un attimino vediamo se c'è. Ok, ciao Antonio, buon pomeriggio. Enzo Milano, buon pomeriggio. E Pietro, video per tutti, ciao Patrick Fiorenza, buon pomeriggio. Per una volta riesco a. No, vabbè, ma non c'è problema, cambia poco. Emanuele Occhipinti, buon pomeriggio. Emanuele Occhipinti, buon pomeriggio. Allora, stavo dicendo, praticamente oggi avrei un orologio da controllare, perlomeno in realtà più un controllo e da cominciare a smontare. Vi farò vedere questo calibro. È un calibro che si sdoppia in due marche. La prima marca che mi ha portato il cliente era un Perseo, e un Perseo appunto marcato calibro 700 che adesso vi farò vedere, però purtroppo quell'orologio per varie vicissitudini ha avuto qualche problemino per quanto riguarda usure varie, non so se era già stato visto da qualche collega, comunque un po' problematico come movimento con diversi difetti da riparare. Il cliente che mi ha portato questo orologio però è riuscito a recuperare tramite internet, credo che l'abbia recuperato da qualche collega online, un movimento nuovo, no scusate, nuovo è una parola grossa, ha recuperato un movimento su internet, un Quarterback 700, quindi lo stesso calibro però marcato Quarterback. In realtà quello che riporta internet, le varie plance, il calibro originale dovrebbe essere il Quarterback, e poi la Perseo l'ha rimarcato con il proprio nome. Vi farò vedere entrambi gli orologi. Quello che dovremmo andare, ripeto, a smontare e controllare allo stesso tempo, perché il cliente me l'ha lasciato e mi ha chiesto di sistemarlo al meglio per poter recuperare il suo Perseo, ma in realtà andremo a sistemare il Quarterback e il Perseo. Non so se lo potrò ricavare qualche componente da quello vecchio per poter sistemare il movimento, l'orologio, perché il quadrante è marcato dall'orologio e marcato Perseo. Il quadrante ve lo farò vedere, è un quadrante comunque ristampato perché l'abbiamo visto insieme al cliente quando me l'aveva portato, e al di sotto ci sono delle sigle. Quando ci sono delle sigle sotto il quadrante, al 90% è un quadrante ristampato. E stavo dicendo questo, quindi abbiamo visto un primo momento quando era passato lui che dovevamo i lavori che si dovevano fare. Io avevo notato che la tige doveva essere sostituita. Casualmente mi trovavo dentro una bustina ancora sigillata di questo calibro 700, e per averla io sigillata questa bustina almeno a 40 anni che ce l'ho qua in negozio, non ricordavo neanche di averla. L'ho cercata insieme al cliente, visto che nella mia fornitura ho trovato questa bustina. È una bustina che era proprio sigillata, l'ho tagliata, l'ho aperta insieme al cliente per vedere se appunto andava bene. Ma era suo, era il calibro suo, era quello giusto.
Quindi ripeto, casualmente mi trovavo questa tige dentro il negozio perché l'acquistai chissà quanti anni fa e poi o non è stata utilizzata, perché poteva capitare anche che i preventivi che venivano fatti al momento in cui poi il lavoro doveva essere eseguito, magari poi il cliente ci ripensava e magari non ho avuto modo di utilizzare la bustina, quindi proprio era sigillato, l'ho aperta e andava benissimo per questo orologio, anche perché appunto nel movimento che vedremo dopo, nel Perseo che mi ha portato il cliente, già la tige era stata, tra virgolette, riutilizzata, recuperata con una prolunga. Ho fatto notare al cliente che c'era questa problematica della prolunga, quindi ho detto meglio mettere una tige nuova per intero, così non abbiamo problemi. Comunque, tutte queste discussioni così come anticipo di quello che andremo a vedere, sono soltanto per perdere 2 minuti, vedere se entra qualcun altro, vedere se c'è qualcuno che mi chiede qualcosa, dopodiché metterò appunto la telecamera, attiverò. Di nuovo ci riprovo, gli do ancora fiducia alla telecamera che mi aveva portato, al cellulare che mi aveva portato Antonio Cannavò. Vedremo come si comporta. Oggi ho cercato di fare qualche prova, qualche test. Magari invece di farla un po' troppo vicino, la lascio un po' più distante, così spero che non ci siano grossi problemi. Una cosa che mi sono accorto, l'ho vista insieme a lui, che poi lui è passato da qua nel negozio. Questo cellulare ha un'unica telecamera, quello mio ne ha tre telecamere e probabilmente delle tre telecamere sceglie la migliore per fare queste riprese. Quindi queste piccole differenze già comportano le immagini che sono diverse rispetto a questo qua, cioè quello col mio vecchio cellulare, vecchio ma pur sempre ancora funzionante. Ok, dai. Leggo gli ultimi commenti, le ultime persone che hanno scritto, dopodiché passiamo al banchetto. Allora. Cataldo Benino, buon pomeriggio. Mario Bertini, ciao Mario, buon pomeriggio. Giuseppe Polimeni, ciao. Ma per i ricambi di solito come funziona? Io sono nuovo sul campo direttamente dalle. No, assolutamente. Per i ricambi ci sono i fornitoristi di orologi, i fornitoristi di movimenti, di parti di ricambio per quanto riguarda gli orologi. Fornitoristi in Italia ce ne sono diversi, non sono più tantissimi come una volta, però ci sono, continuano ad esserci. E in base al tipo di ricambio che ti serve più o meno antico, più o meno vintage, ci sono appunto diversi contatti. Io l'unico che consiglio spesso per primo dove poter cercare qualche ricambio vintage, e fortunatamente ce l'abbiamo a Catania, Dario Giorgianni, che è un fornitorista che lui è un appassionato di orologi e già questo ci aiuta tantissimo per quanto riguarda la passione che si trasmette anche nel lavoro che fa per quanto riguarda la fornitura. E appunto grazie alla sua passione che l'ha trasformata in lavoro e acquista tanta merce, tanta fornitura in giro per il mondo e poi la ripropone qua in Italia attraverso le spedizioni che oramai tutto funziona tramite internet e tramite spedizioni. Io ogni volta che vado da lui per cercare qualche ricambio, lui ha diversi pacchetti già pronti per essere spediti perché appunto molti orologiai in Italia e all'estero si appoggiano da lui. Per quanto riguarda la fornitura, quindi io consiglio sempre se uno dovesse avere bisogno di parte di ricambio, tutto ciò che è vintage, prima chiedete a lui e poi dopo magari fate altre ricerche. Seconda ricerca che può andare bene è eBay, comunque sia una fonte molto illimitata per certi versi per quanto riguarda la fornitura, però anche là poi uno deve un attimino, se non hai l'idea di cosa dover prendere, è meglio rivolgersi direttamente a un fornitorista. Una persona che ti può dare comunque sia un minimo di confronto per poter avere delle risposte in tempo reale o almeno in un tempo limitato se hai dei dubbi di cosa devi prendere o come si chiama quel pezzo che devi recuperare. Questo è quello che posso consigliarti. Poi c'è Ale Banguiglio che mi saluta. Ciao Ale, Fabrizio Borghesi, buon pomeriggio Fabrizio. Grazie a te per partecipare alle mie live. E basta. Enzo Milano, ciao Enzo. Cosa ne pensi dei vostri automatici attuali, movimenti 24-26? Io lo dico sempre, non sono un amante degli orologi rossi, però questo non lascia il tempo che trova. Sicuramente ci saranno tantissimi appassionati che si trovano benissimo con gli orologi rossi. I nuovi orologi russi, la tipologia, la produzione, la fabbrica, quando va a produrre quei movimenti, ancora è un po' grezza per me, come le rifiniture dei calibri, come lavorazione nei calibri. Io quando li smonto, quando mi capitano, a volte vedo molto
Russia e Cina come movimenti prodotti in-house dalle varie aziende di livello quasi identico, appunto con delle lavorazioni un po' troppo grezze per certi versi, però alla fine sono dei muletti, camminano, non costano tanto fortunatamente e quindi si riescono tranquillamente a riparare. Cosa diversa se poi dovete avere qualcosa un pochino più di elaborato e più di qualitativo, io consiglio sempre o andate sul giapponese, che comunque, lasciando il discorso di da dove viene prodotto l'articolo, ma il controllo qualità, Giappone e Svizzera sono sicuramente superiori rispetto a quello che arriva dalla Cina e prodotto esattamente da Cina e Russia come rapporto di qualità del prodotto. Non ci sono gli stessi controlli che ci sono sia in Giappone che in Cina. Vi faccio il classico esempio, l'NH35. Ne ho comprato uno che casualmente mi è arrivato proprio oggi con il Corriere. Mi è arrivato oggi, l'ho acquistato tramite AliExpress, quindi Cina. Sicuramente prodotti in Cina, ma con un controllo qualità che ha rapportato alla qualità giapponese. E l'orologio mi è arrivato per curiosità, l'ho caricato, visto che c'era un po' di olio un po' eccessivo nella ruota di ricarica, ma comunque, essendo un orologio nuovo, ci può anche stare. Poi, in base, questi possono essere anche gli stock che vengono posizionati, dove vengono messi, quando sono stati prodotti, quanto tempo passa dalla produzione alla distribuzione, comunque. L'ho preso, l'ho caricato, l'ho messo nel simulatore, l'ho messo nel cronocomparatore. Non era perfettamente in linea, nel senso andava bene come marcia, però avevo un bit error un pochettino aperto, cioè un bit error mi sembra che arrivava tipo era un quasi uno da 0,8 a 1 bit error, comunque un po' di apertura di bit error c'era e la marcia non era perfettissima, però se andiamo a guardare quel tipo di marcia rispetto al range che chiede o che da il Giappone ci rientrava tranquillamente, perché l'NH35 il Giappone credo che dia più 20 meno 40, o anche se fosse più 20 meno 20, questo ci rientrava perfettamente in quella marcia. Io ho voluto fare qualche prova per poterlo registrare, ha preso il registro, ha preso la marcia che volevo io, ho portato a zero il bit error, ho portato a zero o un po' più avanti la velocità di marcia. Ho visto che la teneva e quindi ho detto vabbè, anche in diverse posizioni, ho detto era soltanto una parte finale di lavorazione, parte finale di messa a punto, che probabilmente avendo comprato soltanto il movimento sfuso non era stato centrato per bene perché magari questo passaggio sarebbe stato un passaggio successivo al montaggio dell'orologio, magari l'assemblatore finale, quando andava prima di chiudere l'orologio, prima di finire ad assemblare, avrebbe fatto quella regolazione che ho fatto io oggi, tutto qua. Quindi, da questo punto di vista, Russia, Cina e poi, a prescindere da tutto, Giappone e Svizzera sono sicuramente qualitativamente superiori alle prime due. E io faccio un discorso ogni volta che mi allargo e si sono fatti un quarto. Ok, dai. Ciao Ale Bianconiglio, Fabrizio Borghesi, buon pomeriggio. Alessandro, grazie per... No, grazie a voi, sempre l'ho detto. Scusa, sto rileggendo, da capire gli altri messaggi. Basta, cambiamo telecamera, visto che non ci sono altri messaggi. E qua siamo sul tavolino bianco, dove non ci sono movimenti. Allora, cominciamo col primo movimento, che come vi dicevo è il Perseo, che era già montato nell'orologio, adesso vi farò vedere anche il quadrante. Qua abbiamo il primo Perseo, con rotore, con tanto di scritta Perseo, adesso vedremo tutto poi vicino nella macro. Questo qua è il quadrante originale, quindi questo è il quadrante marcato Perseo per quanto riguarda questo movimento. Questo e questo erano un corpo unico. Il quadrante chiaramente al di sotto, come vi dicevo, era comunque ristampato. Vi faccio vedere adesso appunto questi passaggi, sempre con la nostra favolosa macro se ci dà una mano. Questo è il quadrante al di sotto, come vedete ci sono queste sigle che già ci fanno capire che dei lavori sono stati eseguiti. Poi quando questi lavori siano stati eseguiti non è dato sapere, perché questi numeri possono essere delle sigle messe dall'orologiaio, ma questo è il quadrante che è appunto, come dicevo, marcato Perseo. Anche per il cliente è sembrato strano che fosse un quadrante ristampato, però l'abbiamo visto insieme quando lo smontavo, quindi ci siamo accorti di questo. Di questo particolare, mentre per quanto riguarda il movimento, abbiamo qua il movimento
lato quadrante che già avevo appunto, come ho detto, smontato insieme al cliente. Movimento lato quadrante, dove tutto sommato da questa parte non c'erano grossi problemi. Come vedete, la tige c'ha questa prolunga. Questa in pratica è la parte che si va ad innestare nella tige vera e propria. Questa qua è una prolunga. Volte venivano usate, tuttora vengono usate perché sono in produzione, vengono usate spesso, l'ho detto anche altre volte. Le prolunghe sono l'emergenza del lavoro da eseguire senza avere ricambi all'interno. Uno c'ha la prolunga, se l'asse di carica è un pochettino corto, si risolve con la prolunga. Però questa prolunga mi ero accorto che aveva dato comunque dei problemi, non so se nella cassa o nel fondello o nella massa oscillante. Comunque non era come avere una tige pulita senza questi rigonfiamenti che ci sono qua causati dalla prolunga. Questo è il lato quadrante. Il lato sotto quadrante è quello che ha avuto tutti i problemi vari per quanto riguarda appunto la riparazione. Ora, non so se con le luci siamo a posto, però abbiamo un volantino senza spirale, che purtroppo la spirale è messa a parte, che dovrebbe essere messa ancora nella busta. Il cliente me l'ha pure portata, quindi volantino un po' mettino messo male, senza spirale, da dover risistemare. Ma il problema principale per questo orologio era un problema legato alla massa oscillante. Come vedete qua, nella parte centrale, la massa oscillante dovrebbe avere un perno che poi si vedrà nell'altro movimento che adesso andrò a prendere. Qua dovrebbe esserci un perno dove si va ad innestare la nostra massa oscillante. Come vedete qua, nella massa oscillante viene riportato tutto il dettaglio del nome dell'azienda che produceva in teoria questi orologi. In realtà, come ho detto, non era questa la casa produttrice. Perseo Rotor, calibro 700, Swiss Made. Questo è, vedete qua nella parte centrale, la massa oscillante un po' troppo segnata. Ve la faccio vedere un po' più da vicino. Si capisce che ci sono stati un po' di lavoretti fatti così, non perfettamente in linea, pulito. Questo è quello, il movimento che mi ha portato il cliente, che appunto lui sapeva che era difficile riparare i ricambi, però fortunatamente per lui ha trovato un movimento sempre calibro 700 e adesso ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua vicino, che è quello dove oggi pomeriggio dovrò andare a lavorare. Stesso calibro lato quadrante, e ci allarghiamo un attimino. Stesso calibro lato quadrante, come vedete, uguale come orologio. Questa è la tige che avevo dentro io, e già abbiamo la tige bella pulita, tutta in acciaio, anche perché la tige del cliente che era montata in questo orologio era questa qua. Questa è una corona generica, non è una corona che viene utilizzata per quanto riguarda gli orologi. Questa qua è una corona di fornitura che viene messa quando ci sono i movimenti sfusi, si utilizzano queste corone. Non sono delle corone da utilizzare normalmente. Però la tige purtroppo era molto corta, non andava bene per poter essere utilizzata nella cassa di questo orologio, perché già il quadrante, come si è visto prima, era molto grande rispetto al movimento. E quindi anche rispetto alla cassa, quella tige era corta. Ho detto, vediamo se ce l'abbiamo dentro, ce l'avevo fortunatamente. Quindi tige nuova. Qua abbiamo, vabbè, come ho detto, la parte del quadrante che è identica all'altra, non c'era niente di grande differenza, forse qualche piccola differenza come contropietre. No, no, uguale, proprio identico. No, no, identico, identico. La parte un pochettino più segnata, più rovinata, più vissuta era quella là sottostante, quella della massa oscillante. Infatti qua adesso noi altri ci troviamo nella parte sottostante con il calibro rimarcato esattamente così come dovrebbe essere. Cortebert, perché infatti Corter in questo caso Rotor, ma questo qua è il calibro in teoria da dove deriva anche quel Perseo là, quindi quello era stato rimarcato con la massa oscillante rimarcata Perseo, invece qua c'è la massa oscillante marcata direttamente Cortebert, calibro 700, identico proprio. E qua si intravede intanto il perno dove si va a posizionare la massa oscillante, come vedete. Queste sono le due masse oscillanti, quella là del Corteberg un po' più pulita, forse più di un po' rispetto a questa qua del Perseo, mentre il resto, il perno proprio esiste, mentre la rivende non c'era più il perno.
adesso andrò a togliere questa abilità che mi tiene inferma la massa oscillante. Da questo punto di vista, questi due movimenti hanno qualche piccola differenza anche da questo lato, per quanto riguarda la brida che mi blocca la massa oscillante. Là ha una forma un po', non ho identica, identica. Allora, mi ricordo, scusate, ne ho fatto uno ieri di un altro calibro, dove due calibri simili avevano le bride diverse. No, niente, allora la brida è uguale. Adesso andremo a togliere un attimino questa brida, questa vite, togliamo la brida che mi tiene ferma la massa oscillante, così vediamo al di sotto il perno, appunto, che doveva esserci anche là. Poi altre parti che la mancano, io vi potrei anche fare vedere, tanto così per curiosità, l'uno e l'altro in questo movimento del Perseo abbiamo un problema di ricarica automatica. In pratica, oltre al discorso della massa oscillante che manca, se voi ci fate caso, adesso vi dico dove guardare, in quest'area qua abbiamo una mollettina con un cricchetto. Questo è il click per quanto riguarda la massa oscillante, la carica della massa oscillante. Vedete, quando io muovo la massa oscillante, vediamo se riesco a farmelo vedere bene. Quando io muovo la massa oscillante, il cricchetto fa il suo lavoro, va a bloccare questo qua, va a bloccare le ruote, il treno di ruote per quanto riguarda la ricarica, una ricarica bidirezionale. Come vedete, in tutti e due i sensi mi carica l'orologio e questa ricarica veniva bloccata, non faceva tornare indietro. Questo click mi va a bloccare il treno di ruote per non farlo tornare indietro. Da questa parte, nella stessa area, abbiamo una mollettina artefatta, cioè un po' raffazzonata. Vedete? Guardate. Qua abbiamo un cricchetto che si tiene in sede, ma questa mollettina qua è una mollettina messa con la colla. Qua c'è della colla che mi tiene una mollettina in tensione questo cricchetto, però vedete la differenza tra questo che appunto è stata fatta artigianalmente e questo invece che è già pulita e sistemata, perché il cricchetto direttamente mi fa, la mollettina fa parte direttamente del cricchetto, perché è innestata in questo click direttamente e poi mi va a tenere in tensione il tutto tramite questo appoggio su questo punto. Questi sono piccoli passaggi da vedere, da tensionare tra l'uno e l'altro movimento. E già, ripeto, il cliente già aveva visto e già sapeva benissimo. Questo adesso lo togliamo per adesso. Mi aveva chiesto il cliente se era possibile, e questo un attimino che cambiamo, mi aveva chiesto il cliente se era possibile riutilizzare quella massa oscillante su questo perno. Abbiamo visto intanto che quella massa oscillante c'ha diversi problemi, nel senso la parte centrale è molto rovinata. La parte centrale qua è molto rovinata, molto segnata. Purtroppo vedo che è distante. Un po' troppo distante, vediamo se posso avvicinarlo, poi vediamo se c'è qualcuno forse che aveva scritto qualcos'altro, però ho paura che se mi avvicino troppo abbiamo problemi poi di immagini. Vediamo, restiamo così, vediamo se va bene così. Stavo dicendo, praticamente mi aveva chiesto se potevamo riutilizzare questa massa oscillante. Ora, il problema di questa massa oscillante è che il canotto centrale, cioè il cuscinetto, non il cuscinetto, scusate, il castone dove si va ad inserire il perno della massa oscillante è parecchio massacrato, ma dico parecchio e sono buono. Quindi quello dovreste togliere il castone e andare a recuperare questo qua nuovo. Solo che qual è il problema? Quando si fanno queste operazioni, finché abbiamo in fornitura tutta la fornitura che vogliamo, uno fa l'operazione, se succede qualche cosa, poi va a comprare il pezzo nuovo. In questi casi, l'ho detto al cliente, nel momento in cui dovessimo fare quest'operazione, e malauguratamente, poiché quella massa oscillante, che è quella del Perseo che dovrebbe essere utilizzata, pur essendo tutta graffiata, è stata un po' troppo maltrattata a livello del foro, cioè dove entra proprio il castone vero e proprio di ottone, dove entra, è stato un po' troppo maltrattato. Ho paura che andando poi a sostituire, quindi utilizzando la parte esterna nel castone buono che dovrebbe essere questo qua, che poi buono relativamente, perché io già l'ho fatto notare al cliente, che comunque sia ci sono dei giochi, questa massa oscillante comunque qua tocca nella parte del movimento. Quindi i suoi problemi ce l'ha anche questo movimento qua.
pur essendo un movimento comprato su internet, dato per funzionante, questa massa oscillante vi faccio vedere che, ripeto, non è a paragone di quella, però anche questa i suoi problemi ce li ha. Guardate, io se vado ad appoggiarmi, dove sei? Se vado ad appoggiarmi da questa parte qua, guardate che gioco che c'è. Cioè, sto facendo un po' di leva e adesso vi faccio vedere la leva che faccio, come si va a distribuire sulla parte della massa oscillante. Vedete come si muove qua, come oscilla in maniera esagerata, anche troppo. Guardate. Questa oscillazione è un po' troppo alta. Io adesso la sto spingendo con le dita, però in alcune parti, specialmente nella parte proprio il punto di appoggio, la massa oscillante tocca con la platina sottostante e non è perfettamente libera, con qualche po' di logorio di strofinio ce l'ha, però consideriamo che un orologio che ha la sua età, questo qua mi diceva il cliente che era del papà degli anni 40, quindi già un orologio vissuto il Perseo, ma lo stesso è vissuto anche questo Cortebert, perché pur sempre sono orologi che derivano da un periodo che comunque sono stati vissuti, sono stati utilizzati, hanno lavorato, non sono nuovi di fabbrica, usciti, messi da parte e poi ripresi nel tempo. Hanno lavorato questi orologi, ma proprio perché hanno lavorato possono subire questi consumi e trovare ricambi oggi, così come lui ha avuto difficoltà nel trovare ricambio di questo movimento, la stessa cosa è andare in fornitura, anche se io non ho, mi sembra di aver chiesto a Dario per questo calibro, però lui ha visto che forse non ce l'aveva. Dovremmo ritornare su internet e metterci a cercare la massa oscillante, la parte centrale per quanto riguarda il perno, che sicuramente è quello che è già una parte che è logorata, ma potrebbe anche essere logorata la bronzina interna, cioè il castone che va ad entrare dove entra il perno, che essendo di materiale più morbido rispetto all'acciaio, nel tempo si può essere logorato e può essere un po' più lasco. E questo problema nel tempo, ripeto, si può allargare e può creare queste differenze, queste tolleranze che aumentano in maniera esagerata. Comunque, io adesso inizio a lavorare, vediamo che cosa, cioè inizio a smontare l'orologio, vediamo se c'è qualcuno che mi ha chiesto qualcosa, dopodiché si inizia. Ciao Giovanni Accardo, buon pomeriggio, Harmony Jazz, buon pomeriggio. Ciao Alessandro, penso che ora, sono finite le feste di vita, ti invierò al più presto l'orologio per il preventivo. Quando vuoi, non ci sono problemi. Cosa ne pensi del Tissot viso detto con un movimento ETA 2836.2? Ne penso solo bene perché il movimento è di qualità. Assolutamente, non ci sono problemi. Allora, iniziamo a lavorare su questo orologio. E come dicevo, mettiamo una... Io ho messo la tige, ma non ho messo una corona. Vediamo se c'ho qualche corona come quella là, di quelle che si utilizzano appunto. Vabbè, ce l'ho di plastica, ma non cambia niente alla fine. Mi serve più che altro per lavorare tranquillo nel movimento. Per poter lavorare, per poter caricare e scaricare l'orologio. Allora, che adesso però non vorrei confondere le due cose, per adesso questo lo rimettiamo nello scatolino. Se ci servono dei ricambi, dei pezzi, andrò ad utilizzare quelli del suo vecchio movimento, cioè del Perseo. Per il resto utilizzeremo tutto, dovremo smontare e ripulire questo qua. Nel frattempo controllare se ci sono altri problemi. Credo di no, perché l'avevo visto insieme al cliente, al primo comparatore, non era eccezionale come marcia. Potrei andarla a rivedere un attimino. Per adesso togliamo la massa oscillante, così lavoriamo più tranquilli. Poi lo metto nel fermo movimento, nel blocco movimento, quello della Berger, che già mi fa lavorare più comodamente. Allora, queste ciambelle in metallo che riportava questo orologio, oggi le fanno in plastica, una volta le facevano grandi ma di metallo.
Neanche a farla apposta oggi nel gruppo dove sono io collegato tramite internet, il gruppo del corso del professore Palmieri, hanno postato la fotografia di un Perseo in ottime condizioni, almeno da quello che ho visto dalle foto, di un Perseo uguale, identico con questo calibro 700. Infatti, dicevo proprio questo: guardate che casualmente oggi in live farò vedere questo tipo qua, c'è una vite che si muove da sola. C'è una vite lenta. Adesso poi l'andiamo a controllare per bene. No, volevo vedere perché mi ricordo che l'avevamo visto il primo comparatore, non mi ricordavo che marcia riportava. Adesso un attimino lo carico. Carichiamo un attimino, lo metto nel comparatore per ricordarmi così che tipo di marcia riportava questo orologio. Basta così. L'orologio non ha la molla che slitta, arriva alla fine e si blocca. Ancora non tutti avevano il sistema di molla che continuava a slittare, stranamente, in questo calibro così. È evidente che questo è un calibro meccanico a carica manuale che è stato poi implementato del sistema di ricarica. Allora, questo l'ho tolto, questo lo metto qua e questo lo metto da parte che poi metteremo a lavare. Vediamo perché ripeto, non mi ricordo come andava. L'ho visto prima delle ferie. Non so neanche che angolo di levata ha questo orologio, vabbè, ma vedo poco importa. Intanto mi rendo conto un attimino prima di iniziare come andava. 18.000 alternanze, si sente dal battito che è molto lento. Adesso vedete, è tutto carico. Infatti, io lo dissi al cliente: detto, guarda, per me l'orologio comunque una revisione la vuole. Tutto carico, beh, a parte che va indietro meno 56 secondi, però mi dà un'amplitudine di 2, di 200, un'amplitudine di 206, bassina come amplitudine. Un bit error di 1,6, ma il bit error credo che si possa registrare. No, il bit error non si può registrare perché c'è il ponte fisso, il portapitone fisso. Quindi quello sarà un po' eventualmente un registro da fare con toccando direttamente la virola. Adesso sta recuperando, meno 35 secondi. Comunque l'ambitudine è quella che non mi piace. È 200 e non penso che soltanto con una revisione si potrà rifare granché. Adesso è sceso a 199. Quindi comunque per essere tutto carico non mi va benissimo. E con la revisione sicuramente credo che gli avevo fatto anche il preventivo per quanto riguarda la molla. Devo vedere poi che molla ci va. Magari posso, ma quella là sarà rovinata pure. Basta, dai, smontiamo il nostro orologio, che lavoro che ci deve fare. Questo prendiamo e questo qua adesso andiamo avanti. Allora, Pietro Di Florio, buon pomeriggio. Paolo di per tutti. Il fermo movimento si trova come ricambio e fa riferimento alla cassa o al movimento? No, il fermo movimento fa riferimento cassa e movimento, entrambi, perché deve essere proporzionato al diametro della cassa, ma nello stesso tempo internamente proporzionato al tipo di movimento. Non sono generici e non sono forniture facili da reperire. Questi purtroppo. E chi ha poi il tornio a casa, se ci sono problemi, se lo deve ricostruire col tornio. Io non ce l'ho e quindi non lo potrei fare. Mi dovrei mettere a cercare tra vari movimenti. Allora, iniziamo un attimino a lavorare su questo orologio, dai. Lascio safe. Vabbè, lo possiamo togliere anche dopo. Adesso devo togliere tutto il settore della massa oscillante, o perlomeno dell'automatico. Un attimino, vediamo se posso avvicinarlo. Il più possiamo centrato, non sono centrato, sì. Vediamo se possiamo centrare un pochettino di più. E speriamo che ci dia una mano. Vedete, ogni tanto che scorre qualcosa. Edoardo Grevina, buon pomeriggio. È la prima volta che vengo in live, è fantastico. Grazie, grazie Edoardo. E mi fa piacere che stai scrivendo. Perché tanti guardano e non scrivono e non favellano proprio. Vedete, basta anche io soltanto un semplice saluto. Grazie per il format. E oramai questo è quello che facciamo il martedì e il giovedì. Martedì
cercheremo di riportare gli orologi al quarzo, e il giovedì i meccanici, gli automatici, i meccanici, tutto quello che riguarda il mondo delle riparazioni. Ok, andiamo qua, togliamo, come diceva, il ponte. Vediamo adesso, perché abbiamo caricato tutto l'orologio per provare la marcia e adesso dovremmo andarla a scaricare. Vediamo la pinzettarella un po' migliore. Quindi abbiamo questo click che mi lavora su una ruota. Vediamo se questo click disimpegna già una parte. Sì, mi andrà un pochettino a disimpegnare il gruppo di ricarica dell'automatico, sicuramente. Eccolo qua. E poi questo mi serve per togliere la forza nel gruppo del treno di ruote per quanto riguarda l'automatico e dargli una prima libertà al click di carica dell'automatico del gruppo di ruote. Perché qua quello che si vede, ci dovrebbe essere qua sotto un ballerino per quanto riguarda l'invertitore delle marce. Vi faccio vedere di che sto parlando. Il treno di ruote, per quanto riguarda l'automatico, Edoardo, per imparare bisogna fare le scuole. Qua si gioca. Si gioca e si guarda un pochettino così. Alessandro Restivo che gioca con gli orologi. Allora, treno di ruote, abbiamo una, due e tre. Chiaramente la sequenza è quella là che mi porta la trasmissione fino alla ruota di carica che si trova qua sotto. Mentre in quest'area, vedete, c'è questo perno e queste due asole. Questo qua è un ballerino, sicuramente con le ruote che si vanno ad alternare in base alla direzione di marcia dell'ammasso oscillante, destra-sinistra, si azionerà una ruota o l'altra per poi far ingranare sempre la ruota in un senso, cioè farla caricare in un senso. Io adesso ho scaricato, nel senso ho mollato un pochettino questo click, perché al di sotto, dove ci sono le altre ruote che mi portano fino alla rochet, che è qua la rochet, c'è l'altro click di carica. Vedete, qua c'è un altro click. Questo mi tiene bloccato dalla rochet, quindi la vera ruota che ingrana con l'albero di Benedetto. Mentre questo click qua è quello che mi tiene bloccato il treno di ruote per quanto riguarda l'ammasso oscillante. Perché cosa succede? Durante la carica, comunque sia nella trasmissione, non abbiamo una trasmissione perfettamente diretta, uno scatto qua e lo scatto dall'altra parte. Si impegna, si inizia a caricare il tutto, che poi piano piano va a trasmettere la forza alla ruota della rochet. In questo spazio può capitare che la rochet sta ingranando e quindi il cricchetto della rochet si trova a un dendino avanzato, ma nello stesso tempo c'è forza in questo treno di ruote. Noi altri, per andare a scaricare, dobbiamo prima liberare questo click in maniera tale che, liberandolo, vedete, io adesso se lo muovo, le ruote non girano, non ci sono problemi, perché non deve tornare indietro tutto il treno di ruote. Già l'ho liberato io. Adesso io, smontando il ponte di sopra, non c'è rischio che che le ruote partano a destra e a sinistra, almeno non dovrebbero. Poi, se me la fanno sotto il naso, è un'altra storia. Io devo cercare di centrare il più possibile quel cavolo di cellulare. Sebi Carta, buon pomeriggio, Sebi. Sebi, l'orologio va benissimo? Beh, sono contento. Ogni tanto qualche orologio riesco a farlo funzionare. Abbiamo già c'erano delle viti, questa vite qua che era già lenta. Certo, le teste delle viti lasciano il tempo che trovano. Io qua mi sono accorto l'altro giorno, quando ho spostato, che c'è le viti del bidifissaggio mancano. Questa l'andrò a recuperare da quel movimento, perché ho visto che là ce n'erano due, qua una c'è e l'altra manca. Quindi in realtà faremo un po' di smonte e monta dall'altro movimento. Vediamo se questi viti hanno la stessa lunghezza. Questa mi sa che si è svitata velocemente, quindi forse un po' più corta. E questa invece è più lunga, come questa qua. Vediamo. Questi sono passaggi che servono per poi ricordarsi la sequenza delle viti, tenendo conto anche durante lo smontaggio che delle viti escono di più o di meno, se sono più lunghe o meno lunghe. Può capitare, perché magari in base a dove vanno poi ad avvitarsi, se al di sotto questa è una con una lunghezza, questa è la stessa,
Questa qua. Hanno la stessa lunghezza. Evidentemente qua è più profondo il punto di aggancio della filettatura. Allora, adesso vediamo se piano piano riusciamo a liberare senza che salta niente. Credo che già era. Vedete questi passaggi, così come dico sempre, scaricate l'orologio prima di iniziare. In questo caso abbiamo scaricato la parte del treno dell'automatico. E però è sempre un momento pericoloso perché ci può essere ancora un po' di forza che sta trasmettendo. Speriamo di no. Vediamo se. Benissimo, qua i problemi non ce ne sono, vedete io non l'avevo ancora smontato, fortunatamente. Le ruote sono tenute da un altro ponte sottostante, pensavo che erano solamente poggiate. Adesso andremo a vedere anche questo qua. Sto vedendo che qua c'è un tenone che fuoriesce. Questo forse era quello dove si andava. Bisogna a volte capire bene come funziona il tutto prima di andare avanti. Vediamo questo tenone che lavoro mi faceva. Allora, questo qua. Sto rimontando per cercare di capire. Il lavoro che mi faceva questo tenone, vediamo, cercare di. Questo è messo. Ho capito. È come se fosse un fine corsa per quanto riguarda il cricchetto dell'automatico. Dà un segno di fine corsa. Vabbè, dopo vi faccio vedere anche quella la parte sottostante. Per adesso queste viti le spostiamo, le mettiamo da parte e poi scarichiamo l'orologio perché come avete visto l'ho caricato parecchio, ma è meglio scaricarlo. Abbiamo un ponte tutto strano. Questa è la prima volta, ripeto, che faccio questo orologio, non mi era mai capitato, non lo conoscevo. E ora nel giro di un paio di giorni l'ho visto già 2 volte. Anzi, ne ho visti 3 di questi orologi. Questi qua sono 2 più quello che ho visto oggi nel sito. Scarichiamo questo orologio, dai. Con questi dettagli è un problema. Hanno un grip eccessivo e non riesco a fare scivolare bene la corona, in questo caso è una corona di plastica, quindi immaginate plastica con plastica come c'è completamente serrato il tutto. Devo fare piano piano. L'orologio era completamente carico, però la marcia non era per niente buona, perlomeno l'oscillazione non era per niente buona. E ripeto, già un'abitudine di 200, andarmela a portare più in alto, non so l'angolo di levata, perché non l'ho cercato, forse neanche è facile da trovare, di questo orologio, ma non credo che cambiando l'angolo di levata un 200 mi sarebbe servito tantissimo. Mi fosse partito già con un 240, 230, ancora, soltanto una bella revisione, probabilmente poteva bastare, però vedremo poi un po' il da farsi. Sto vedendo che ci sono belle teste lucide, qua delle viti, tutte quante, quasi, no, tutte. Queste belle lucide, nell'automatico. Vi faccio vedere l'automatico al di sotto, così per dovere di cronaca, per capire com'è fatto al di sotto. Cerchiamo un portamovimento più piccolino, così lo possiamo appoggiare e lo metto sotto la macro. Io ogni tanto guardo, ma come sapete bene, alle 4 si sta. Allora, questo è il ponte dell'automatico visto lato sottostante. Vediamo se con un po' di luce in più riusciamo a vedere qualcosa. Come vedete io pensavo che erano libere le ruote, cioè che erano soltanto poggiate. Capita spesso che le ruote vengono soltanto poggiate e con un unico ponte
vengono tolti. In realtà, in questo caso abbiamo un ponte sottostante che mi tiene tramite queste due viti il treno di ruote. Qua abbiamo tutte le nostre ruote con i vari ingranaggi che al momento non smonto, lo smonterò subito dopo. Allora, eccoti qua, vediamo se con un pochettino di luce in più. Quindi questa dovrebbe essere l'ultima ruota che mi vado ad ingranare direttamente con la rocher, o con la ruota di carica, scusate, no, con la rocher, con la ruota di carica. A seguire il nostro treno di ruote, 1, 2, 3, qua sotto quel ballerino di cui parlavo, perché questo qua dovrebbe fare un movimento, esatto, vedete che si muove in un senso o nell'altro? Questo è il ballerino di cui parlavo, con queste due ruote che hanno questo aggancio, prima in un verso, poi in un altro verso, per quanto riguarda la ricarica bidirezionale. Questo lo avviciniamo così lo vediamo un po' meglio. Vediamo se la macro ci aiuta. Questo è il nostro treno di ruote. Sarà da andare tutto a verificare questo treno di ruote. È importante controllare tutti gli assi perché a volte non ci rendiamo conto, ma è fondamentale. Questo qua poi dopo lo andremo a riposare. E fa compagnia a tutto il macello che c'è qua sopra. Quindi questo io adesso, quando poi dopo stacco, perché ripeto, già sono 10, andremo avanti soltanto con alcuni passaggi, questo ponte deve essere tolto e tutte le ruote controllate, così per non avere giochi, consumi nei pivot, per non avere problemi di nessun tipo. Così come quello, lo stesso discorso si deve essere fatto nell'asse del bilanciere, nelle ruote, nell'ancora, leve dell'ancora, leve delle corna dell'ancora, tutto quello che riguarda l'orologio in generale, fino ad arrivare all'albero di barriletto, anche quello o all'interno del barriletto, se il barriletto è lucido, bello, pulito e troppo segnato, troppo rovinato. Può capitare anche questo ed è normale. Vediamo un attimino. Edoardo Grevina, ho una domanda. Di notte un orologio automatico tende a cambiare velocità di marcia e non cambia o non cambia niente. È possibile che tenda a rallentare un orologio messo sul banchetto. Il problema è, ecco, messo sul comodino, messo sul comò, in base a dove uno lo posa. Se sta fermo, bisogna vedere come è stato regolato in quella posizione. Chiaramente, normalmente viene messo col quadrante in alto. Col quadrante in alto potrebbe avere una marcia diversa rispetto alla giornata. Magari in quella posizione l'orologio andava un po' indietro. Ma quando ci sono troppe differenze, che uno si accorge della differenza, in quel caso l'orologio deve essere comunque rivisto e controllato. Allora, questo l'abbiamo scaricato, credo di sì. Era già tutto scarico? Sì, perfetto. Importante. Mi sono ricordato di questo passaggio di questa ruota perché ieri mi è capitato ieri questo lavoro. Ho detto poi se c'è occasione lo faccio vedere. E meno male che ci ho pensato mentre facevo lo smontaggio. Quindi quello là è un calibro che in molti mi chiedono: questi calibri non si smontano, non si riparano perché non costano niente. Non è vero. Non è che il problema è quanto costa, quando non costa. Dove lo vado a trovare quel movimento? Non è che vado in fornitura e gli dico dammi l'8200 Open Earth per il Bulova dal dettaglio. Quello mi fa una risata. Quindi dovrei andare, comprare un movimento nuovo, smontare tutte le parti di ricambio del movimento nuovo e andarmene a montare in un orologio, in questo orologio qua. Se il ponte è senza grossi problemi, se ci sono problemi nei rubini, dovrei andare a togliere i rubini dal nuovo e metterlo nel vecchio. Cioè non è così semplice quando a volte mi dicono, ah, ma questi orologi non si riparano, si cambia il movimento. L'NH35 non si ripara, si cambia il movimento. E andate avanti così a cambiare i movimenti che vi troverete sempre bene. Finché ce n'è la possibilità. Io quando a volte faccio questi lavori online con voi altri, poi appena finisce la live mi fermo e devo ricontrollare tutto. A volte i tempi tecnici delle live sono quelli che sono. Ma io quando devo controllare questi orologi, poi devo riguardare tutti gli assi, tutti i pivot, tutte le ruote e poi metterle a lavare. Perché le distrazioni sono tante durante la live e non posso essere perfettamente in linea con il lavoro che sto facendo. Anche perché, per esempio, visto che c'erano altre domande che non ho visto e che non ho risposto. Rosario Condorelli, buon pomeriggio. Una domanda. Il movimento Unitas non marchiato per SEO è probabile che sia un movimento non originale oppure veniva montato nei Perseo Vintage? Allora, il Perseo spesso montava, una volta montava Cortebert, e questo è uno di quei casi in cui si vede lo stesso calibro marcato Cortebert che è marcato Perseo, ma è sempre un Cortebert. Quindi in quelli più antichi, quelli più vecchi, adesso non ti saprei dire a partire da quale anno,
erano Cortebert e poi rimarcati per SEO. Poi successivamente hanno cominciato a montare Unitas, ma pur sempre originali, prodotti dalla Perseo. La Perseo cosa faceva? Non era fabbrica di componentistica, era un produttore che comprava movimenti e li assemblava nei propri orologi, che, ripeto, principalmente montava Cortebert. Questo per quanto riguarda gli orologi. Quindi se poi nel tempo, poiché era un orologio molto richiesto, molto conosciuto, perché le ferrovie, perché varie vicissitudini, l'orologio comunque sia famoso anche per i Perseo, esistevano le repliche, prodotti fatti da altri distributori, marcati soltanto nel quadrante con la scritta Perseo, ma non erano veri e propri Perseo. Poi andare a sapere qual è l'originale, qual non è l'originale, quelli assegnati delle ferrovie hanno delle caratteristiche particolari, perché hanno il fondello marcato con il numero seriale del ferroviere, quindi c'è tutta una storia dietro. C'è un grande appassionato di storia dell'orologeria delle ferrovie, che è Roberto Trombetta. Lui ha fatto due libri favolosi che parlano proprio della storia dell'orologeria e dell'orologeria nell'ambito delle ferrovie, e in generale, in particolare, conosce perfettamente tutto ciò che riguarda la Perseo. Quindi là, se volete farvi una cultura, o chiedete a lui, ma non credo che sia facile chiedere, è più facile comprarsi i suoi libri. E questa non è pubblicità occulta, è soltanto un'informazione di servizio. Lo dico perché a volte, oramai, con tutte le storie che ci sono per quanto riguarda le pubblicità occulte, uno prima che a me, Roberto Trombetta, non mi dà niente. Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Lui è una persona competente per quanto riguarda queste materie. Mi monto adesso il treno di ruote, lo guardo velocemente, poi mi fermo perché, per quanto riguarda, perlomeno mi fermo con la live perché devo aprire il negozio. Già sono le 4, altri 2-3 minuti li lascio perché ho perso un po' di tempo. Più che altro per vedere l'orologio tutto smontato. Adesso un attimo mi dedico all'orologio, non mi dedico alla chat, un secondo. Diciamo così, così posso andare avanti con il lavoro. Ci sono viti diverse, sono una, due, tre diverse. Questa qua, quella vicino alla... Va bene, Altenone è un po' diversa, me lo devo ricordare. Vediamo se questi ci sono qua tre viti che sono sembrano diverse dall'altra, cioè sono due più una più piccola. Vediamo come sono messe. Allora, uno, sono diverse anche queste due che sembrano uguali. Sono diverse, vedete, quando ci sono queste combinazioni, specialmente anche per me che ne faccio diversi orologi, però se ci sono delle combinazioni strane di viti, per non rischiare poi di, sperando che chi le ha smontate prima di me le abbia rimesse giuste, devo fare lo stesso lavoro che faccio con altri orologi, come possono essere i cronografi, dove ci sono orologi che si fanno per la prima volta. Questa vite è diversa da quella ed è diversa dall'altra, quindi le rimontiamo dove erano messe, così non ci sono problemi.
sperando che chi le ha tolte prima di me abbia avuto la stessa cura di rimetterle nel posto giusto. Perché sembravano uguali, ma hanno il colletto più alto, quello, la testa è più alta rispetto a questa. Mentre questa qua andava a finire qua, ma mentre ci siamo la rimettiamo, tanto male non fa. Adesso smonto il treno di ruote. Anche questo, abbiamo due viti che sono diverse l'una dall'altra. Questa ha una forma, la testa bombata e lucida. Qua invece sì, testa lucida, ma piatta. E anche molto corta, visto che si è svitata velocemente. Ma più che corta, è proprio spezzata. Perfetto. Ce n'è praticamente mezzo moncherino che è rimasto là dentro. Questa è più lunga. Allora, era diversa anche per questo. Adesso potremmo vedere una cosa, tanto visto che abbiamo l'altro qua, vediamo se nell'altro c'è lo stesso effetto, perché può darsi che è stata cambiata. Ricordiamoci che sono orologi che ne hanno passate di cotte e di crude. Per curiosità, perché visto che è successo questo passaggio, cioè questa vite qua è spezzata, è rimasta rotta là dentro, ce n'è mezzo che infatti è diversa, visto? Sì. Questa non è vite sua. È stata adattata. Guardate, vi faccio vedere questo passaggio che può sempre servire. Queste qua sono le viti che ho tolto al momento. Un attimino che mi sposto adesso qua. Chiaramente queste che avevo cambiato l'inquadratura. Vi faccio vedere questo passaggio. Ripeto, questi sono lavori che uno mentre li fa con questi orologi di Inter ci può capitare di tutto e di più. Qua abbiamo le due viti che si trovano. Ok. Queste due viti qua che si vanno a bloccare il ponte delle ruote, vedete questa qua, questa è lucida, dove sei? Questa qua è lucida e bombata, così come lo è anche questa qua accanto, che ripeto rispetto all'altra è diversa, però bombata lucida, lucida ma piatta. Questa quando l'ho svitata si è spezzata, ne è rimasto un pezzo là dentro. Ora, fortunatamente ho... Fortunatamente sarà un problema poi andare a recuperare quella la rotta là dentro. Comunque, mi ritrovo questo qua che è l'altro modello, cioè l'altro il Perseo. Vedete che la vite che c'è qua, in questa, che è quella subito sotto il cricchietto, è bombata come l'altra, quindi il sopra è bombato. Allora, questa qua sicuramente è quella giusta, quella là che abbiamo visto che mi si è spezzata, che è rimasto un pezzo là dentro, perlomeno non è che non può fare il lavoro. Ho visto che fa mezzo giro e si è subito aperta, però all'interno ancora c'è quel pezzo che è rimasto rotto. Quindi questa qua poi dovrò vedere se posso recuperare quella là nel vecchio movimento, recuperare la vite lunga, giusta, con la testa bombata e lucida, e andarla a mettere qua. Questa ha avuto questi problemi. Questa qua invece è lunga, normale. Adesso vediamo se il ponte si libera facilmente. Ok. Queste ruote dopo me le riguardo tutte a questo punto. E già questa, per esempio, o è sporca. No, sembrerebbe soltanto sporca. Ruote secondi. Quindi questa è quella là. C'è il moncherino ancora là dentro, sì. Beh, vedremo quando riusciamo a toglierla, perché qua purtroppo quando ci sono viti spezzate nelle ripartine sono problemi. Questa la sto rimontando. Ah no, non c'è proprio il moncherino, fortunatamente non c'è. No, è libero. C'è la filettatura che è un pochettino forzata, certo. Pensavo che ci fosse rimasto il moncherino dentro. C'è soltanto la filettatura sporca, perché sicuramente quella là, non essendo la filettatura corretta per questo passo, ha ricreato un pochettino, cioè ha creato un pochettino di ribava nella filettatura. Meglio così, meglio che non è là dentro rotto. Speriamo che con quella dell'altro movimento riesce a passare, anche se un po' di filettatura è stata rovinata. Qua abbiamo il nostro albero di barletto con il coperchio stranamente segnato. Anche questo me lo dovrò andare a guardare con calma. Perché guardate, è segnato nella parte del coperchio. Ora non so se è stato montato al contrario, ma non credo. C'è un segno che non mi fa impazzire. Allora, questo qua è il bariletto. Vedete questo segno giallo?
questa differenza che c'è tra il giallo e il bianco, cioè su tutto quanto il bariletto, non so perché, o perché non è stato chiuso bene all'inizio, qualche altra volta, in qualche altro contesto, tutto è possibile, però che sia su tutta quanta la parte mi sembra strano. Che non è detto, può darsi che magari che la molla al di sotto non è la molla sua, è un po' più alta e non mi fa chiudere perfettamente, non mi ha fatto chiudere perfettamente il bariletto. E non avendolo me lo fatto chiudere esattamente, cioè che si sia incastrato per bene, potrebbe avere segnato, vediamo se ci sono delle tracce, dovrebbe esserci qua sotto. Perché oggi abbiamo già sforato, sto sforando un po' più tranquillamente perché c'è brutto tempo qua da me, c'è brutto brutto tempo. Sì, vabbè, un po' segnato, ma non tantissimo, ve lo faccio vedere. Questo è il ponte sottostante con qualche segnetto, vi faccio vedere di cosa sto parlando. Guardate qua, vedete in questo punto qua, questo segno potrebbe anche essere quello che piano piano nel tempo ha lasciato la traccia nel bariletto. Ci può stare. Quindi sarà anche questo da controllare bene, da vedere che non strofini, che non dia problemi. Qua il moncherino, fortunatamente, io mi riferivo a questo qua come filettatura che è un pochettino rovinata. Fortunatamente è passante, con questo adesso non si riesce a vedere, però forse se ingrandisco un pochettino, se riesco ad ingrandire, se già siamo al massimo, forse. Praticamente la filettatura è un po' ingiallita, perché è ingiallita. Non si riesce a vedere, io con la lente la vedo. Ecco, forse qua un pochettino si vede in giallo. Quel giallo che si vede, che è praticamente il rodio che è andato via, è perché il filetto si è un attimino consumato, perché è andato via a causa di questa vite che non è perfettamente la sua. Si vedeva che era proprio monca rispetto a tutto il resto. Allora, si è smontato, togliamo l'ultima ruota e poi, signori, leggerò la chat se c'è qualcuno che mi sta scrivendo qualcosa. Dopodiché andiamo ad aprire. Due viti. Vediamo se anche queste sono uguali o ce n'è qualcuna diversa. Anche qua tutte diverse. Quindi proprio questo orologio è da le viti da attenzionare tutte quante. Qua il nostro coso è proprio bloccato. Vediamo se riusciamo a liberarlo. Ok, piano piano ce l'abbiamo fatta. Mettiamo questa qua. Abbiamo visto che ce n'era una più lunga che era qua. E quella più corta dall'altra parte. E qua abbiamo la nostra ruota di centro col foro passante da dove entra la secondiera centrale per uscire dall'altra parte. Quasi tutto smontato, abbiamo soltanto la parte del copribascola, del tiretto, che adesso posso anche andare a togliere. Perché abbiamo soltanto altre due o tre viti, non di più, soltanto per vedere tutto l'orologio perfettamente smontato. Da notare che queste vite, che le viti di rinvio per quanto riguarda la rimessa in ora, la parte conica va a contatto nella parte bassa con la ruota col pignone scorrevole. Questo è importante ricordarvelo nel momento in cui andate a rimontare. Quasi tutti hanno questa caratteristica. Pignone conico, ve ne faccio vedere così magari quando vi capita sapete che va così. C'è un po' di magnetismo in questo orologio. Me ne sto accorgendo adesso con questo pignone. Si va muovendo in maniera strana. Allora. Eccolo qua. Quindi. Notate il pignone conico, sul lato sinistro si vede che è un pochettino a cono. Quello va nella parte bassa del tenone, perché è quella parte che va ad ingranare con la ruota angolo. Quando a volte vi capita qualche orologio che permette la rimessa in ora,
sentite che in qualche punto sembra che sgrani, potrebbe, ripeto, potrebbe, se è un orologio vintage che è stato smontato e rimontato tante volte, potrebbe essere un problema di questa ruota montata male. Mi è capitato proprio la settimana scorsa, si sentiva che quando andavo a rimettere in orario, ancora lo dovevo smontare, sgranavo. Poi ho visto quella ruota che era messa al contrario, prima di pulirlo l'ho messa al contrario e non si è sentito più il disturbo dell'impuntamento, perché non è altro che un impuntamento che avviene durante la rimessa in ora. Allora, questo lo mettiamo pure qua. Ultime due viti e poi possiamo liberare il diretto. Oggi veramente ci sto stirando il collo a questa live. Ma visto i vari problemi che sono sorti durante lo smontaggio, è meglio ve li ho fatti vedere durante la live, così vedete cosa può succedere anche un orologio datato che sembra buono. Allora, copri bascula. Bascula, mollettina che mettiamo da parte. Queste le possiamo rimontare, come potremmo anche lasciarle stare, perché tanto queste qua, avendo rimesse quella vite là, non è tutte le viti, pochissime sono rimaste fuori di viti. Sono soltanto le viti che ho tolto, quella del ponte dell'automatico. Proprio in questo calibro sono poche le viti che ho lasciato smontate. Vite dell'ancora. Ok, questa qua è l'ultima vite del diretto, che come vedete si è già sganciato. Diretto e poi tige nuova e gioco di carica, pignone scorrevole e ruota angolo. E qua adesso abbiamo tutto l'orologio smontato, tranne questo ponte che adesso mi andrò a smontare con calma dopo la live. Vedo un attimino se c'è qualcuno che mi ha chiesto qualcosa, dopodiché finisco di fare questo lavoro, ricontrollerò tutto prima di metterlo nella macchina a lavare e poi devo andare a cercare la molla, che sicuramente ce ne sarà di bisogno. Speriamo di averla dentro, se no anche questo, come gli altri orologi, dovrà attendere la fornitura. Allora, dove eravamo arrivati? Edoardo Brevina, domanda di notte perché non avevo risposto. Rosario Condorelli, buon pomeriggio. L'avevo risposto anche a questo. Rasatura Antuono, buon pomeriggio. Rasatura, orologio appena arrivato, perfetto. Fammi sapere, io sono qua, non ci sono problemi. Vedi come va, ma dovrebbe andare bene. Allora, lei è di Messina? No, io sono di Catania. Catania, io sono di Catania, però lavoro in provincia di Catania. Laboratorio c'è la Motta Sant'Anastasia, provincia di Catania. Fabio, buon pomeriggio, Fabio. Finalmente riesco a vedere la live, Fabio. Spero che ti sia arrivato il famoso kit che Fabio ha vinto. Io e gli altri due vincitori del sorteggio famoso. Enzo Milano mi ha detto: Alessandro, vedi se c'è qualcun altro che accetta i movimenti. E io dovevo rifare un sorteggio dei movimenti e della fila caccia ai viti, che il vincitore, che mi ero segnato, Angelo, ce l'avevo qua segnato ancora come nominativo. Dove sei? Montepaone. Angelo Montepaone non si è fatto sentire, non ci siamo più sentiti. Io ho chiesto anche tramite messaggio nella community se si sarebbe fatto sentire, non si è fatto sentire, ho vinto la fila caccia viti. Nel caso dovesse capitare che veda anche questa live, Angelo, fatti sentire se ti interessa, se non ti interessa dimmelo, anche così mi liberi e poi posso rifare il sorteggio per altri. Allora, il set di bracciale è stato utile. Perfetto, sono contento perché tu l'hai vinto e ti toccava riceverlo. Edoardo Gravina: è da qualche mese che mi sono appassionato agli orologi. 3 giorni fa, per la prima volta, ho aperto un orologio automatico Orient Bambino e sono riuscito a regolarlo. Perfetto, sei andato direttamente nella parte più pericolosa dell'orologio, nel cuore dell'orologio, la regolazione. E vabbè, è andata bene. Bisogna fare molta attenzione per quanto riguarda il bilanciere. E poi oltretutto l'Oriente Bambino purtroppo è uno di quei movimenti che se succede qualcosa sarà difficilissimo trovare i ricambi. Più facile andare a comprare un altro orologio, purtroppo. Se dovete fare queste prove, dovete cominciare a metterci mani negli orologi, cercatevi nei mercatini gli orologi da tasca di quelli là, anche i roscofati, quelli là proprio che costano pochissimo, che non semidistrutti, per cominciare a toccare qualche cosa all'interno dell'orologio.
io lo capisco, a volte mi dispiace, però a me fa piacere condividere il mio lavoro, però capisco che in molti vedono che lavoriamo, quelli che io, Cesare, altri colleghi orologiai, che ci sediamo nel banchetto e facciamo vedere il nostro lavoro. Sembra facile a vederlo nella live, però capisco che poi così facile non è. E quando si prende una pinzetta nelle mani, prima di mettere le mani in un orologio piccolino, anche soltanto la sensibilità che si ha con la pinzetta, non è facile da poter gestire e andare a toccare qualcosa, perché un attimo ha la mano a muoversi, avere un piccolo sussulto e fare un danno enorme. Quindi provate con gli orologi grandi, che magari là, anche se succede qualcosa, dovreste provare per iniziare con le sveglie, però prendiamo per buona orologi grandi da tasca, belli grandi, dove è un po' più difficile fare danno. Allora, siamo arrivati al 13 secondo al giorno, ora va un secondo giorno, perfetto. Edua, è andata benissimo, sono contento che sei riuscito, però bisogna saper fare un pochettino questi lavoretti in maniera più tranquilla. Paolo Nuovo, buonasera, meglio tardi che mai. Poi me la rivedrò, perfetto, benissimo che così, io la lascio sempre collegata questa qua. Non è una live chiusa soltanto per gli abbonati, è aperta, la potete vedere tutti quanti. Vi ringrazio anche a tutti quanti per aver assistito a questa live. Oggi abbiamo stirato un quarto d'ora in più, c'è maltempo, quindi non credo di avere qualcuno dietro la porta che ha impellenza di entrare a riparare un orologio. Per il resto ci aggiorniamo a martedì prossimo se tutto va bene. Io adesso mi dedico a questo Cortebert, vediamo se di due ne possiamo fare uno funzionante, discreto. E prima di cambiare la molla, penso che proverò perché devo vedere anche per non aumentare troppi i costi. E vediamo la molla dell'altro se è in buone condizioni. Magari il problema è che l'orologio andava un po' lento, qualche punto che tocca. Devo vedere se la molla che c'è montata è quella giusta. Ce ne sono cose da controllare. C'è di tutto di più. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao a tutti, stacco. Un saluto. Alla prossima da Alessandro Estivo. Meno 3, se trovi il pulsante. Oggi saranno con la mouse nuovo senza fili. Cerchiamo questo pulsante. Ciao a tutti. Sì, di Reggio Calabria, perfetto, quindi ci possiamo aggiornare facilmente anche vicini, siamo qua vicini, abbastanza. Ciao a tutti. 3, 2, 1, ciao.